si dovrebbe essere sbagliato. Saved, credo sia saved. Ok. Ok, saved. Ok. Allora, questo lo stavamo per, quasi per fare ieri. Era molto semplice, ragazzi. Quindi era questo lo tiriamo in su. Facciamo arrivare la palla e la facciamo incatramare. Poi dobbiamo essere veloci. Questo cosa... No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Questo le dava fuoco. Qua dovevamo fare poi il coso blu. Questo qua come lo si faceva? Aspetta che non mi sto ricordando niente. Così. Così. Ok, ora doveva prendere fuoco. Quello avere il fuoco dentro. Ok, ora quella forse si spegne. Ah, neanche. Sì, ok, si è spento. Ok. Quindi se io faccio ora così. Non posso alzarmi di qua, ragazzi, perché sennò faccio un casino. Ah, merda, però se faccio di qua spengo il fuoco. Oddio, no, è molto più difficile di quanto pensassi. Incatramare Fils Batman. È molto più difficile di quanto pensassi. L'Italia fu invasa da un pungente odore di sperma per tutta ma qua c'è la fare. A causa di un certo Streamer che ha affermato di masturbarsi perché non farlo fa male. Sono un coglione, sono un coglione. Minore di 3, minore di 3, minore di 3. Sono un coglione, sono. No, non ho incitato alla masturbazione, però è vero, è oggettivamente una cosa che bisogna fare, importante. È una cosa che bisogna fare. E si è spenta, ovviamente. Spara le palle. No, vai via te. Incatramalo, madonna. Incatramalo. Vai te, vai. Incatramalo veloce, vai. No, aspetta che non ho acceso qui. Olè, ok, ora facciamo così. Ok, così me ne posso andare e quello rimane acceso. Ok, questo se ne va. No, questo se ne va. Devo mettere il rosso lì. Fare così. Vai, ragazzi, era easy, did ci autism. No, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. È giusto, è giusto, è giusto. E ora fare così, e basta. E basta, no! Me lo so, ok, potrei essermi scordato un pezzo vitale del puzzle, ok? E quindi volete ammazzarmi per questo? Non credo. Aiuto il fuoco. Ah, ok. Non fa niente. Notte, 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 a chi va? Autism. Vabbè, posso sbagliare. Sei diventato quello che sei grazie a noi. Quanto abbiamo? Ok, abbiamo un'ora esatta, ragazzi. Noi ti abbiamo creato. Continua a dire che mi hanno creato loro. Megalomani pretty much. Ignifugo Dido Champ, sì. Ez as fuck ormai, è tutto Ez ormai. Guarda comunque come andando verso la fine del gioco siano tutti molto più... Minchia, sono... Ma quanto di... No, vabbè, ma è stradispersivo, che brutto. Allora, questo apre l'affare lì. E basta. Qua c'è una sorta di... rampa. Questo apre il fuoco qua. Quello però si può spostare. Qua c'è la palla. A palla. A palla. A palla. Ok. Così la incatramiamo tutta. Io devo farla arrivare là. Com'è possibile? Dispersivo PogChamp. Ma com'è PogChamp? Ci hanno creato loro, siamo un loro blossom, esatto, siamo usciti come un blossom. Scusa, quella roba lì dove cade? Ok, cade lì, ok. Come faccio a farlo arrivare là? Cioè, dovrei fare tipo così. Vabbè, aspetta, tanto si può rifare. Aspetta, Chi se ne è della palla? Voglio provare una cosa. E vedi, anche facendo così, come fai? L'ho rotta! No, vedi. Ma è ovvio che l'universo creato dallo sperma di Dio può essere considerata bestemmia. Ma no, perché bestemmia? Ma no, è una cosa bellissima, anzi. È una cosa bellissima, come potete dire una cosa simile? Dai, Ray, ci faccio vedere come si risolve. Busso a quest'ora del mattino. Busso a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere! Grazie, Mattia. Cheat di Aldo Giovanni Giacomo ovunque. Allora, facciamo così, allora. Ok, gli proviamo a dare fuoco, ma non so cosa serva. Cioè, sì, io anche faccio così, no? Io faccio così. Sì, ok, potrei dargli fuoco, ma... Cosa serve dargli fuoco?
Eh sì, non sto capendo come fare a farlo arrivare là. Sta cadendo, sta cadendo. Va bene. Perché poi qua posso spostarlo questo. Forse incatramata rimane sopra il coso rosso. Eh no, perché non posso incatramarla. Lei, la palla cadrà sempre sopra il coso rosso. Cadrà sempre sopra il coso rosso. Ma poi comunque dovrei darle anche fuoco. Anche il coso rosso incatramato la fa scivolare ancora di più. E sbam! Ok, mi sto divertendo fin troppo a romperli. Ora, se la palla posso farla andare qua così, no? Se faccio andare qua così, cosa serve? Poi la faccio scivolare in giù. E a cosa serve? Allora, una cosa che possiamo fare è magari fare un verde qua e portarcelo qua magari. Questa è una delle cose, esempio, che mi viene in mente di poter fare. Il termine catrame, da non confondere con il bitume, può indicare almeno due differenti prodotti dall'aspetto di liquido molto denso e scuro, di composizione variabile, ma principalmente costituiti da composti organici ad alto peso molecolare. E basso livello di ossidazione. Grazie mille, Ivan, grazie. Ne avevo proprio bisogno, Ivan, grazie. Grazie mille, grazie. Provo a mettere il cubo blu. Ma il cubo blu non serve a niente in questo livello, perché là, fin là la palla non ci arriva. Metterlo qua non serve a niente. Ora, servirà qualcosa metterli così, questi due? Servirà qualcosa? No. Non posso usare qualche bug, qualche glitch, no? Scusa, se io incatramo il verde? E se io incatramassi il verde? E lo spingo fortissimo? Servirà qualcosa? E anche la palla, vai. Vai, spingetevi a vicenda, creiamo un loop incredibile spazio-temporale. Incatrama l'arancione e spostalo. Sì, ok. Cosa mi serve? Ok, così posso dare fuoco alle cose. E la palla va a fuoco. Poi posso dare fuoco a questo. Aspetta, potrei dare fuoco. Aspetta, idea. Cancelliamo tutto, tutto via. Via tutti. Idea, grande idea. Minchia, un genio sono. Provo a dare fuoco direttamente. No, ma cosa serve? Ma è così facile, come fai a non capire? Devi mettere il robo sul coso e farlo andare di là. Ah. Poi muovi quello così che si sposti in quella direzione. Infine vai e salti. Prego. Ah, allora sì. Se io do fuoco al cazzino lì, mi rimane in fuoco. Vedi? Se qua, ad esempio, ci fosse già pronto il coso verde incatramato, no? Io potrei incatramare il coso verde, ok? Ascoltate, potrei incatramare il coso verde. Però poi il punto è che non posso incatramarlo il coso verde. Questo è il punto, perché anche... Perché anche se faccio così... Anche se faccio così, no? Provo a incatramare il coso verde. Devo farlo così. Adesso è incatramato. Però ora non posso portarlo là. Capite cosa voglio dire? Aspetta, ma lui ci arriva fin là. Il getto ci arriva, perché se no l'ho capito. L'ho capito! So farlo. Ok. Incatramiamo questo. Palla. Vai. Incatrama la palla. Vai. Aspetta ad accendere il fuoco. Ora. Ok, ce l'ho fatta. Vai. Mamma mia. Merito Obama che mi masturba. Tutto quello che siamo ci avete creato noi?
Non vi abbiamo creato, vi abbiamo enabled. Non lo so mettere in italiano enabled. So cosa vuol dire, ma non lo so mettere. È un po' come il tryhard, a volte io lo enablo. Perché avete fatto tutto questo? Perché non me lo vuoi dire? Ritorna dove ti eri svegliata. E vabbè, non vuole dirmi niente. Ma sono veramente i Dormin. Ma cosa sono i Dormin? Sì, è più che... esatto, è più attivato enabled, esatto. Tryhard in chat. È più attivato che altro. Ok, altro achievement sbloccato. Ok, sbloccato. Pensavo di essere finito nel mondo di Tron. È più attivato, sì. Obama ti masturba. Vuoi un interracial, eh? C'è più di una cosa che devi imparare. Amelia, eh. Aiuto, aiuto! Vedo gli orb. Vedo i pallini, c'ho la telecamera, c'ho gli occhi sporchi. Tanto vi sto facendo scoprire dove avete lo schermo sporco. Voi, grazie a questa inquadratura bianca, vedete tutte le macchiette sul vostro schermo. E ora con questa nera state vedendo il vostro riflesso triste e sconsolato, perché non capisco mai un cazzo. E quindi voi vi sconsolate a parlare con me, perché non capisco mai niente. Ruined. Sono già stato qui. Qui è dove siamo caduti. Caduti sulla terra? Ognuno di questi terminali tiene i nostri ultimi ricordi. Ok, attivali e ti darò un dono. Molto, molto pedo questa cosa. Ti darò un dono. Un regalo che ti farà tornare a casa e ristabilire l'umanità come era prima. Sì, ma non me li fa attivare, amico. Ok. La scorsi sia sullo schermo. Esatto. La nostra conoscenza e la nostra saggezza non erano abbastanza per mantenere l'ordine delle cose. Il nostro pianeta e noi stavamo morendo. Hai preso al 100%, Lul. Hai preso al 100%? Che cosa? Che cosa ho preso al 100%, forse? Non so di cosa parli, scusami. Scusami, non so a cosa ti stai riferendo. Eravamo feriti da voi umani, distrutti, devastati. È per questo che sei qui. Questo è il tuo progetto. Il nostro corpo e la nostra mente ha lasciato la nostra casa. Abbiamo girovagato per miliardi di anni, imparando sempre di più. Imparando più degli esseri viventi. Quindi tu mimi e imiti ciò che tocchi, ciò che trovi per sopravvivere. Ma tu non riesci a imitare la vita, è per quello che stai morendo. Noi preserviamo l'ordine naturale. Noi sappiamo che hai un bambino, Amelia. Noi sappiamo il tuo il denial, non ve lo so mettere in italiano. Tipo la fase del denial si chiama. Io, ragazzi, sono meglio l'inglese che l'italiano. Hai un futuro? Merda. Ma come fai a saperlo? Neanche Robert lo sa. Ah, lei è incinta e non lo sa neanche suo marito. È una cosa segreta che lei è incinta. Che cosa vuoi che io faccia? Oh. No, aspetta, parlami. Merda. Mi sa che ho interrotto il dialogo. Denial, rifiuto. Ok, grazie ragazzi, grazie. Perché io lo chiamo denial, non lo chiamo rifiuto, anche in italiano. Ok, vabbè, tieni questo regalo, ridacci energia e noi ti daremo conoscenza e ce ne andremo. Quindi mi dà un nuovo potere? Non sapevo di essere incinta, Omegalul. Mi ha dato un nuovo potere? Eh sì, mi ha dato un nuovo potere. No, cos'è? Oh, enabled i cubi infiniti. Guarda, oddio, posso farne ora tutti. No, oddio. Ok, ora devo scendere giù nelle profondità e attivare il loro core.
Anche qua, core non ve lo so mettere. Il core è tipo il centro, è la parte più importante del, del processore, no? È il processore, è il core, ragazzi. La lingua italiana è una lingua stupida e inutile. Mi spiace per quello che abbiamo fatto, mi spiace che ti abbiamo rinchiusa. Ma dovevamo? Dovevamo proteggerci, non vedi? Questo non è per colpa tua, questo è... Questo non sei tu, è... This is it, no... This is it in italiano anche qua. Mi rifiuto di metterlo perché perde tantissimo significato. Metto in italiano this is it. Cioè tipo quando voi dovete andare a fare un qualcosa, no? Tipo dovete... Capitolo 10. Verità verità scomode. Scomode verità. Alla fine si scopre che tutto questo è una candidatura che verrà pubblicato su YouTube. Ma cosa false, cosa? Allora, parlando dell'affare, del this is it, è come quando state andando a un colloquio e davanti alla porta dite this is it, cioè ci siamo, tipo. So che appunto in lingua italiana ovviamente fa schifo, le espressioni inglesi in lingua italiana fanno, per quello che le serie TV si guardano solo in inglese, perché fanno schifo in lingua italiana. Vabbè, questo qua mi sembra fattibile. Basta aprirli con ordine, via. Fanculo. Ma cos'era? Perché una stanza con solo questo enigma? Sì, potrebbe anche significare this is it, è fatta, potrebbe anche essere. Vedi, c'ha mille significati possibili, una cagata l'italiano. Lo odio. Allora, ma... Ok, facciamo così. No, togli questo. Grazie mille, ok. E voilà, ok. Oddio. Un loop infinito. Voilà. Ma però mi sta piacendo molto usare queste cose qui. Mi sta piacendo tantissimo. Emma, sei qui? Mi sta piacendo molto usare più colori uguali. Pensavo fosse accaduto qualcosa di terribile, bla. Guarda, se mi fosse accaduto qualcosa di terribile sarebbe più semplice da spiegare. Ti ho sentito gridare, poi c'è stata una cosa di scarica di energia. Tutte queste strutture sono una entità che vive, un vero e proprio essere vivente. Oh no, lo abbiamo devastato, le sue parti abbiamo... Perché loro hanno... devastato questo coso, no? L'hanno spezzato, l'hanno rotto in parti. L'hanno rotto, quindi ora si è resa conto di aver separato in parti una cosa vivente. Ma io non vedo niente. Vedo niente. Va bene, c'erano delle scale, appunto. Perché fare quella parte lì così buia? Questa roba. Questo cosa fa? Ok. Sì. Ci mettiamo subito questo. Ok. E una volta fatto questo, è chiaro che noi dobbiamo fare... No? Ma quindi Emma è brava o cattiva? È una bella domanda. È una bella domanda se Emma è brava o cattiva. Quella è una bella domanda. Ma come? Pensavo che lo colpisse. Merda. Ah, facciamo così, si può fare così. Vediamo, volevo fare così, ma ok, perché almeno mi mantenevo questo per sempre giù. Così almeno, vabbè, scusa un attimo, vediamo cosa c'è da fare qua sopra. Sì, ah, aspetta, i glitch, aspetta. Out of bounds, no, non posso fare l'out of bounds. Merda. Dai! No, è troppo alto! No! Dai! No, è troppo alto! Ok, non posso farlo ancora, ok. Come ci arriviamo noi lì? Dobbiamo capire come arrivare lì noi. Non è per niente semplice.
Ma... C'era la strada di Doci. Allora. E quindi cosa devo fare qua? E allora cosa devo fare qua? Allora entrare lì era molto più semplice di quanto pensassi, eh? Autism as fuck. Ah, scusami. Vabbè, questo devo farlo per forza. Qualcuno di voi suggerisce di usare una scaletta arancione. Perché quel coso a volte si ha? Dai, però non puoi fare così, però non puoi cagare la minchia così. Ok, anche se uso una scaletta arancione, cosa mi serve? Aspetta! Ce l'ho! Perché siamo tornati qua? Pensavo che si muovesse anche quel cazzafà. Il cazzillo della morte. Ok, è molto più difficile di quello che sembri. Non basta ragazzi, non vengo trasportato dove devo essere trasportato. Non basta fare così. È troppo basso ancora. Se venisse trasportato anche questo qui andrebbe bene. Se accadesse ciò, ma non accade ciò. Minchia, però salire lì è impossibile. Ah no, scherzavo. Ma infatti era... non è così semplice. Da qua? No, da qua non ce la faccio, no. Sto coso non si muove. No, non ce la fa da qua. Fa dei salti imbarazzanti la tipa. Puoi mettere due cubi. Sì, ma ragazzi, l'altezza rimane bassa. Se io metto due cubi verdi qua sopra, quando vado in là, l'altezza rimane comunque troppo bassa, Secondo me. No. Aspetta. E invece... Ok, avete ragione voi, come al solito. Ma è troppo basso. Ma cosa c'entra con me? Fanculo, volevo fare una cosa stilosa usando il rosso, invece no. E niente, e pensavo fosse troppo basso. Che bello che non ci sono più i colori di merda. Gli spruzzi. Che bello che non ci sono più gli spruzzi, madonna. Aia. Che bello. Una cosa bellissima. Ok. Che bello poter anche usare 100.000 cubi uguali. Era troppo bandito C. Ho capito, ho sbagliato. Allora, cosa possiamo fare? Ah, possiamo ancora andare più su? No, ci posso andare dopo là. Ok. Allora. Questo coso... Ok, sono confuso as fuck a dir poco. Cosa sto facendo? Sto creando delle strutture impossibili io intanto. No, scherzavo. Ma guarda che bello che è. Ah, però. Ok, dovremmo fare la stessa cosa qua, no? È un gioco di rimbalzi, mi sa. Secondo me è anche un gioco di rimbalzi. Però, tipo, dovremmo far arrivare il blu qua. Pam, pam, pam e sfonda, ok? Secondo me si fa così. Però come facciamo a farlo se devo essere qua sotto anche? Capite cosa voglio dire? Cioè... Questo qua... Dovrebbe fare così. Ok?
Oh merda, è vero. Ah, facciamo così. Ce n'è due apposta lì. Sì! Ok, ok, bello, 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 bello. Ok. È stato davvero bello questo qua. Molto ingegnoso, eh. Non era per niente semplice questo qua. Era davvero bello. Note a chi sta andando. Mi ha parlato, Emma. Mi ha detto che l'unico motivo perché è qui è perché ci abbiamo portato noi. Quello che sta facendo è provare a sopravvivere. Non credo che volesse farci questo. E tu gli credi? E dai, Millie, guardati intorno. Guarda questa cosa. Guarda che cosa ha fatto questa cosa al nostro pianeta. Ehi, ma ascolta, non è giusta questa cosa. Io ho provato ad ascoltarlo. Sì, l'ho ascoltato e ho trovato un modo per fermarlo. Ma io no, ma io non voglio ammazzare sta voce che mi parla. Sembra così buona. Sembra buona. Ok, cos'è l'enigma finale questo? Qua è la stessa cosa, ragazzi. Qua è la stessa cosa. E vabbè, e questo era ovvio. Ok. E così prenderebbe anche là il fuoco. Ok, ora dobbiamo solo trovare il modo di imbrattarlo prima. Questo va su. Questo va su. Sì, e sti cazzi. Cosa mi serve andare? Non ho capito cosa serve a questo. Ma cos'è? Ma se farà anche altro, magari. Ma cosa serve? Non ho capito. Va bene, ok. Ci avviciniamo al Badendi. Eh sì, eh. Ovvio, ovvio, ovvio. Ci avviciniamo al Badendi e come? Non capisco cosa serve a sto coso qua, io. Ah, aspetta. Ok. Mi serve per arrivare là. E per andare... Ah, ok, per arrivare là. Mi serve per arrivare là. Come faccio a metterci un cubo qua, io? Così? Ci metto la palla. Olè, la palla. Ci metto la palla. Ez, allora. Allora, ez as fuck, scusami. Che banalità, che noia. Quella piattaforma come me è alta e inutile. Ma cosa? Gli angoli dei cubi e fotti tutti. Smussa gli angoli dei cubi e fotti tutti. Ok, sti due cose mi fanno andare avanti e indietro di qua. Così che non devo mai più scendere. Ok, potrei starci ore qua, eh. State attenti, potrei starci ore. Allora, ora, come facciamo a imbrattarlo? Prima, però. Ah, questo muove questo. Non ho capito cosa serve questo. Ok, allora, vieni qua, vieni. Te facciamo così. Te facciamo così. Ok, e però qua non credo di poterci far arrivare niente. Ok, e questo serve per girarlo. No. Ah, ok, questo qua serve. È vero, non ho capito questo a cosa serve. Ah, a muovere quelli, vero. E intanto le mani sono scomparse, Moncamega. È vero, le mani, Moncamega. E le mani, Moncamega. È vero, le mani. Le mani, è vero. Aspetta, eh. Io qua ce ne devo mettere un altro. Non bisogna... È ingegnoso, anche perché non bisogna farlo con la palla, ma con il cubo. È ingegnosa sta cosa. È super ingegnosa. Credo almeno che si debba fare con il cubo. Perché se noi facciamo così, facciamo arrivare la palla. Eh sì. È geniale sta cosa. Non ha più le mani in Fifi's Batman. Bugged Badendi as fuck. No, no, ragazzi, arriveremo al Badendi in men che non si dica. Ok, abbiamo ancora mezz'oretta. Arriveremo al Badendi, faremo il culo a tutti. State a vedere, altro che. Non può segarsi, che peccato.
Ma che figata PogChamp, è vero, alcuni enigmi sono una figata pazzesca. Purtroppo a volte invece sbagliano, secondo me, fanno delle aree gigantesche, super dispersive e anche l'enigma può essere anche facilissimo, non per forza difficile, ma è brutto quando è così, in un'area così grande. Secondo me si perde tanto. Sono tornate le mani, aiuto. Oddio, mi stanno richiamando i 360! Ce l'ho fatta anche senza usare quelle piattaforme in 360. Ma là c'è una porta. Tony F che non. Che bizza senza parole. Grazie Tony F, grazie per i bizzi. Non si ricorda di averlo detto cosa? Mi sa che non se n'è neanche accorto. Ma che cosa? Sono tornata qui. È vero, siamo tornati qua. È vero che c'era la porta a destra.